La questione delle armi all'Ucraina non divide soltanto l'Europa più prudente dagli Stati Uniti più convinti. Spacca anche le forze della maggioranza che sostiene il governo Draghi e crea fratture anche all'interno dei partiti. È giusto armare la resistenza ucraina? All'inizio il sì era quasi unanime, ma dopo le perplessità del Papa, sia Salvini sia Conte si sono detti apertamente contrari. Anche se i 5 Stelle sono divisi al loro interno, poiché il ministro degli esteri Di Maio resta sulla linea atlantica. Ora però anche Berlusconi ha espresso i propri dubbi, prima con uno sfogo che è sembrato un modo di tastare il terreno, poi confermando con il discorso di Napoli l'impressione che il Cavaliere abbia fiutato un cambiamento nell'opinione pubblica. Così Draghi si trova in difficoltà nel trovare una sintesi come mai prima dall'inizio del conflitto. Sono domande cruciali. Le armi all'Ucraina alimentano la guerra o avvicinano un compromesso? Esasperano Putin, inducendolo a un'escalation, o possono costringerlo ad avviare negoziati seri?